La guerra del partigiano Sandro. Samuele Turconi è un operaio legnanese, giovanissimo. Il fascismo lo conosce bene e ha imparato a disprezzarlo. Quando la lotta inizia non ha dubbi. Diventa il partigiano Sandro, l'audace gappista protagonista di una serie infinita di azioni contro i nazifascisti. Tedeschi e repubblichini mettono una taglia sulla sua testa, lo catturano, lui scappa. Solo pochi mesi prima della fine riescono a sorprenderlo, ma nelle torture, nella prigione, riusciranno a piegarlo. Con la stessa forza di allora, ha voluto raccontarci la sua storia. Che noi siamo arrivati alla mazzafame alle 9, 9 e mezza. Abbiamo mangiato qualche cosa. Quanto arrivi a casa dei familiari, che cosa salta fuori da mangiare, eh? 10 e mezza ho cominciato a far fuoco. Sono stati prima loro a sparare che noi. Credo che le 10 e mezza non era cerchiato proprio completamente. Un po' siamo stati lì e un po' sono andati in campagna. È lì che quando sono saltato giù che mi hanno fatto la raffica. E poi ho fatto 100 metri a piedi, ma questa era ferita di una gamba. E lì, il Gattiso Arrizzo lì, che era lì vicino, così, lasciami stare, lui voleva trascinarmi via. Vai via con tutti, vai via con tutti, entri nel bosco e mena, perché qui mi ammazzano tutti, eh. E dopo a mezzanotte ho l'uno che siamo resi, perché volevano fucilare tutti la popolazione loro. Ho sentito del Bragé, del Rizzoli, dell'Antonio, che l'hanno presi, quello di Faiano, il Nino, che è morto, l'altro che era ferito, che l'hanno ucciso trasportandolo. Poi ho capito più niente. Ma quanto mi hanno scaricato a caserma, che ho sentito sto maresciallo che ci ha detto portatelo via subito questo, sta morendo, che io non voglio i morti in questa caserma. E poi io non ho capito più niente. Gravemente ferito, Samuele è prima condotto alla caserma dei carabinieri di Busto e poi, viste le sue condizioni, all'ospedale della stessa città, dove viene operato d'urgenza. È venuto dentro, uno dalla PAI e uno della Brigata Nera, i fascisti. Il professor Sonteri è diventato una bestia, li ha cacciati fuori, porca, ma fuori di qua, comando io qua. E mi hanno lasciato operare tranquillo. Dopo la sera, verso le 10, 10 e mezza, mi sono svegliato un po' di dove sono, bel lettino. Sono rimasto lì 20 giorni, 18 giorni. E dopo è venuto la sera fatale. È venuto il Montagnoli e dice oggi ci facciamo una festa in piazza Santa Maria. Dopo è venuto il prete. È 8, 8 e mezza. Si voleva confessarmi. Io ci ho guardato in faccia e l'ha capito subito. Cosa c'ho da dirti? C'ho niente da dire. Domani mattina vado a portarti i miei condoglianze a tuo papà, a tua mamma, di fare. Dopo una bella mezz'oraccia, un cretino di quelli mi dice: ah, sei qua compagnia! C'è una signorina che ti vuole vedere. Rientra la Piera Pataca, io non lo conoscevo, lo conoscevo di vista, sì. Era dentro nei partigiani, però lo conoscevo di vista. Si è buttato al collo, bracciatemi, ho sentito che dalla mia bocca entrava qualche cosa. C'è stato un disgraziato di quelli lì, ha preso il fucile per la canna, ci ha dato 3 vergate sulla schiena, credevo che era morta, che la Piera Patana era morta, invece... Con i capelli l'hanno trascinato fuori dove ero dentro io. A un certo punto cosa c'ho in bocca? Fa finta da mettere la testa sotto le suole e riesco a leggere. Tentiamo alle 10.
E alle 10:10:10 sono arrivati. Hanno preso due cuscini e il lenzuolo mi hanno legato. E mi ero su sulla bicicletta del Guido. E mi hanno portato a casa a Legnano, dalla Logisi Angela. L'obiettivo era il Mantegazza. Perché i fascistoni, la delinquenza, mangiavano, bevevano, facevano orge, tutto lì mangiavano tedeschi e italiani. E ogni tanto c'erano banchetti, i fascisti e via. Festeggiavano la morte di Venegoni. Mauro Venegoni, operaio legnanese medaglia d'oro della Resistenza. Dopo aver iniziato ancora ragazzo il lavoro in fabbrica, aderisce al neonato Partito Comunista d'Italia, vivendo nelle vicende da protagonista insieme al fratello Carlo. Durante il ventennio fascista, i due Venegoni vengono più volte arrestati e condannati a molti anni di carcere e di confino. Alla caduta del fascismo, entrano subito a far parte della lotta clandestina. Nell'ottobre del 1944 Mauro viene catturato a Busto Arsizio. Lungamente e orrendamente torturato dai fascisti perché riveli il nascondiglio dei suoi compagni, non dice una parola. Il suo corpo martoriato viene ritrovato qualche giorno dopo nelle campagne di Cassano Magnago. Io preparo le bombe, preparo la miccia. E le donne hanno preso le due borse davanti all'Alberto da Giussano. C'era lì due ceppi che ci sono ancora, sempre verde. Hanno messo le due borse con le bombe. Siamo andati lì, preso la mia bomba. Quindi io vado sull'uscita in strada. Avevo un segno leggero. Tu, sigaretta, spegni. Arriviamo lì, in via Roma. Botto il fuoco della Madonna, ostia. E via a piedi fino a Gorla, attraverso i boschi.